tanti ritornelli. Buona domenica, ciao, amici, buona domenica buona a tutti, domenica. Felicissimo di essere anche in questa bella domenica qui con voi. E però, sai, quando si fa tardi la notte, il sabato sera, queste nostre serate in giro, in su e giù, io per esempio ho un po' di difficoltà a alzarmi la domenica. Cioè, vorresti stare sotto le coperte? Sì, normalmente io non sono di quelli che, per esempio, io conosco delle persone che per prendere... per svegliarsi completamente hanno bisogno di tempo. Io no, sei subito lucido. Io sono lucido, a me mi chiami, sì, dimmi, sono lucidissimo. Beh, però sarebbe meglio che tutto ciò avvenisse magari 4-5 ore dopo, ecco. Tutto qui. Quello, vabbè, perché magari se vai a letto alle 7 del mattino, 6 del mattino, cioè tutto dipende sempre dammi dal lavoro, tempo almeno fino alle 3. Lavoro che si svolge, insomma. Eh sì. Comunque. Ma le Riccardine, non fanno dormire nessuno, perché con Made in Italy tengono sveglia tutta l'Italia. È vero, perché le Riccardine sono le Riccardine, sono, tra l'altro, sono molto carine e molto brave. Questo bel videoclip è proprio, mi piace veramente tanto, sì. perché si sente l'italianità. Dai, mi piace. E allora le Riccardine con Made in Italy. Vai così. Adesso andiamo con Revival VIP, vediamo un po' che cosa avrà mai scoperto oggi questa straordinaria redazione con queste bellissime ricerche in su e giù. Cosa avrà mai scoperto oggi? Chi c'è oggi? Cherry Fruity. Tutti i frutti. Little Richard, video del 56. Little Richard, nato nel 32 e deceduto nel 2020,
è stato un cantautore, pianista e attore statunitense. Nel 55 il 23enne Richard Wayne Pennyman, soprannominato Little Richard a causa della sua corporatura piccola e sottile, canta e suona da anni, ma ha anche inciso dei dischi per l'RCA che però sono stati dei fallimenti. Così lavora come lavapiatti in Georgia. Una sera, mentre c'era un grande concerto di Lloyd Price e lui vendeva drinks, entra nel suo camerino e gli canta Tutti Frutti accompagnandosi al pianoforte. Price resta colpito dall'esibizione a partire dall'introduzione del brano, che è la versione vocale di una rullata di batteria che Little Richard immagina nella sua mente, e lo convince ad inviare una demo ad una casa discografica. Tutti Frutti viene pubblicato nell'ottobre del 55 e nel febbraio del 56 è già in testa a tutte le classifiche. Curiosità, nel 2007 Tutti Frutti si è classificata alla prima posizione della classifica dei 100 dischi che hanno cambiato il mondo e nel 2010 è stata inclusa nel registro nazionale delle registrazioni della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, affermando che il successo, con la sua introduzione originale a cappella, ha annunciato una nuova era, pensate, nella musica mondiale. Ed è vero, vorrei aggiungere chi è che non ha cantato, perlomeno del nostro mestiere, chi è che non ha cantato Tutti i Frutti? Beh. Tutti li abbiamo cantati. Le donne no, ma gli uomini quasi tutti. Facevano le terze, quindi, le donne. Vabbè, grande, grande, allora... Revival VIP. Volare! Questa è un'altra intuizione che abbiamo avuto sia io che la nostra super casa discografica, quella che riguarda appunto questo genere, questo filone. E devo dire che questo videoclip, tra l'altro, dal borgo di Barigianino durante la scorsa estate, io non l'ho mai visto, adesso lo guardiamo insieme. Ci rivediamo. Questo videoclip è molto, vabbè, ascoltate, perché è una cosa che ascoltiamo insieme e devo dire che mi ha divertito cantare anche questa canzone, perché questa è una canzone che hanno cantato tantissimi interpreti, compreso appunto anche in un genere swingoso, come del resto la faccio anch'io, Christian De Sica, ma l'ha cantata Claudio Villa, Taioli, l'hanno cantata tutti, insomma. Vero. Voglio vivere così col sole in fronte, nell'aria del mattino. Vai. Per voi Luciano Nelli e Paola. Oggi amo ardentemente quel ruscello impertinente, menestrello dell'amor. Il fiorire delle piante tiene in festa questo cuore, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte, felice canto.
correndo per i prati questo cuore che respira da felicità. Col sole in fronte e felice canto beatamente. Voglio vivere e godere l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Tieni in festa questo cuore, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, canto per me. Ma grazie. Partiamo con la sigla e andiamo a conoscere meglio l'artista di oggi. Vai così. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Conosciamoli meglio nel salotto di ritornelli, Valentina Carati. Ciao Vale, dobbiamo fare così, dobbiamo fare così. Che eleganza. Ma grazie, ma mi sei anche tu ma grazie, siamo le signore in nero, ecco, perché a noi ci piace il nero. Sì, bellissimo. E poi adesso Vale, c'hai una stilista che lavora per te. Sì, infatti vorrei tanto ringraziarla, ringrazio Antonella Dognanni di Chic Chic di Bologna. Molto chic, très chic direi io, perché ti ho visto in mise diverse, questa è molto più aggressiva. Sì. Forse abbiamo cambiato anche il colore. Eh già! E quindi siamo diventate un po' più femme fatale. Chic Chic. Se io ti dico muove tuo cuerpo, tu sì. Cosa mi rispondi? È il mio ultimo singolo, che è in spagnolo, è reggaeton. Che è veramente molto coinvolgente. Ti piace tanto, lo si sì. Vede quando la interpreti. Ha sì. Avuto molto successo, stai promozionandola ancora, un po' in giro per tutta l'Italia e poi presto per tutta l'Europa. Già. E beh, insomma, una vincitrice di una voce per l'Europa non può non portare Muove tuo cuerpo in giro per il mondo, tutto il mondo. E poi ricordiamo che la Valentina dal mitico Zecchino d'Oro di strada ne ha fatta. Già, da quando avevo 3 anni, quindi direi di sì. No, quanti ne hai adesso? Stai parlando come Nilla Pizzi ai tempi d'oro. Ne ho 20. 20 però. Insomma, tanti anni di gavetta, studio, poi ti abbiamo lasciata anche, ti facevi dei corsi anche di canto lirico. Sì, di bel canto. Sì, di bel canto. Fare anche adesso, come anche jazz. E la danza? Danza adesso con l'università l'ho un attimo abbandonata. Lasciata, sì, però prima facevo hip hop a livello agonistico. Ah, sì, sono arrivata fino agli europei. Che bello! È stata una bella soddisfazione. Sì. Quindi nel videoclip di Muove tuo cuerpo vediamo un po' anche una Vale un che ballicchia, perché insomma, adesso si deve riprendere. Ma parleremo nelle prossime puntate anche dell'università, perché insomma qui abbiamo una studiosa mica male, direi, è molto molto impegnata. Valentina Carati, Muove tuo cuerpo. Mueve tu cuerpo y baila esta noche sin fin. Vive el verano conmigo, conmigo así. Nosotros estamos juntos en el sol y en el mar. Podemos siempre amarnos en toda la libertad. Oh, hey, 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 hey. Verano será así, con ganas de libertad. El mundo será feliz mirando nuestro amor. Mueve tu cuerpo y baila conmigo.
E adesso c'è Marco e Alice. Marco e Alice, che Alice però non vuole più stare in Italia. Vuole andare in Brasile. Strano, con però. Questa bella cumbia che ci fanno ascoltare Marco e Alice, però in questo caso c'è Alice che se ne vuole dovrebbe andare. Dovrebbe essere Marco a voler andare in Brasile. Sì, ma sai, non è mica detto. Cioè, chissà. Ma non è detto che in Brasile sono tutte donne, sono anche uomini. Ah, vero, hai ragione. Quindi, era un luogo. Ma lei vuole andare in Brasile, ma non per quelle ragioni lì. Lei vuole andare in Brasile per il mare, per il clima. Acapulco in Messico. Copacabana, Rio de Janeiro, San Salvador de Bahia. E poi? E poi, vabbè, vediamo un po' che ci dice lei. Dai. Andiamo in Brasile, va. Non sai più che fare, per distrarti, per riposare, vuoi cambiare la tua vita, vuoi cambiare aria, se la tua vita è così noiosa e non sai neanche tu per cosa, la strada è pronta, aspetta noi, come ti vuoi buttare, non vuoi sentire il telegiornale, ora spegni la TV, dai fai presto ce ne andiamo, parti anche tu. Voglio andare in Brasile, divertirmi, ballare, sognare fino all'imbrunire. Voglio andare in Brasile e cantare tutto il giorno sulla spiaggia in riva al mare. I nostri inviati speciali che combineranno oggi, andiamo un po' a vedere. Cristiano Chesi, ecci! Ciao Luciano, oggi siamo sempre a Siena. Tu sapessi cosa c'è successo oggi? Una scena! Allora si era fermato due signore per fare un'intervista, no? Ma un'intervista innocua. Quando io ho domandato a una di loro, signora, dice, come va?
Dice, guarda, mi dice, giovane, va malissimo, è morto mio marito da poco, non ti puoi neanche immaginare come sto. Sì, io ho preso un po' dai rimorso, ma porca miseria, ho fatto una domanda così. Allora io ho detto alla signora che era insieme a lei, lei invece signora tutto a posto con il suo marito? Sì, sì, dice, guardi, non si preoccupi, anzi, facendogli le corna va anche tutto a posto. E risponde stata signora, gli fa, ma dice, guarda, che se era per quello allora mio marito era vivo e vegeto, eh. Ma ci pensi? Ciao Luciano! Pronto? Pronto, sì. Pronto? No, no, non c'è segnale, non c'è, sento. Non c'è segnale? Non sento. Ma se siamo qua? Ma non sento, ma hai mai provato quando ti chiamano e tu fai una domanda, ti rispondono e poi sì. Dicono che non sentono. Quando non vuoi parlare con qualcuno, sì. Dice non sì, sento non niente. Sento. È disturbato il segnale, ciao. Così. Vabbè. Invece questa noi invece è una cosa, una canzone che ho scritto per farla cantare a Canzonelli proprio diversi anni fa. Una canzone sì. Molto carina che piace tantissimo molto. Anche adesso, sì. Ancora, è attualissima. Perché è attualissima e soprattutto era dedicata al fatto che probabilmente al telefono non si riesce a dire o a fare tutte quelle cose che uno vorrebbe Beh. Quando si fanno di persona, per esempio al telefono non si può baciare la vostra amata o il vostro amato, una di queste cose è così. E allora Canzonelli al telefono. Ciao amici! Vi salutiamo, ciao a tutti, ci vediamo domani. Domani puntualissimi. Mi raccomando, muovetevi se potete, andate comunque in giro, facciamo vedere noi italiani che siamo italiani. Ecco, come vedete voi, ma insomma famolo vedere. Ciao, ciao a tutti, ciao. Quanti ritornelli